Se una barca è un sogno per il suo designer, che cosa può essere per noi appassionati? Qualcosa difficile persino da immaginare. Mauro Micheli, chief designer di Officina Italiana Design, autore di tutti i moderni progetti Riva, aveva un sogno nel cassetto da moltissimi anni, da quando aveva cominciato a disegnare i primi Riva. Realizzare un open grandissimo, che però non doveva essere solo un open. Prima o poi il sogno doveva diventare realtà. Per presentarvela non so da dove cominciare, dalle prestazioni, dallo stile o forse da qualcosa di veramente speciale. Intanto cominciamo a navigare. Qual è il marchio nautico più affascinante del mondo? Riva. Qual è il luogo più affascinante per navigare? La Florida. Metteteli insieme e avrete Riva 88 Florida. 88 come la sua lunghezza, espressa in piedi, quasi 27 metri di lunghezza. Qui non siamo in Florida, ma il paesaggio non è male. Siamo in Italia, Liguria, Golfo di La Spezia. Perché questo yacht era un sogno difficile da realizzare? Forse perché non si è mai visto un open così grande e così bello. Si resta colpiti dal profilo, lunghissimo, attraversato da due fregi scuri dentro cui si nascondono finestre e oblò. E al centro il nome del cantiere, Riva. Gli open sportivi hanno ponti affascinanti perché di solito i designer tolgono la falchetta e la battagliola. Qui sono rimaste e lo stile è pur sempre sportivo, anzi ha guadagnato in sicurezza ed eleganza. Se siete qui a prua a prendere il sole e volete parlare con quelli che sono a prendere il sole a poppa, dovete usare il telefono perché sono molto distanti. Mi chiedo quanto sia stato complesso realizzare un parabrezza con forme così elaborate, a geometrie degne della quinta dimensione. Nell'hangar trovano posto un tender e una moto d'acqua. E sotto coperta? Scendiamo dopo. Ora voglio farvi vedere cosa rende unico al mondo questo yacht. Premo due pulsanti. Sono dei semplici pulsanti, ma sono magici. Un momento, fermi. Torniamo un attimo indietro. Ora cosa vedete? Un lunghissimo ponte a prua e un gigantesco cockpit, completamente open. E ora guardate cosa accade. Via! Lo yacht si trasforma, un meccanismo audace solleva una parte enorme della barca, la alza e poi la sposta, la trasla da prua verso poppa e infine la abbassa, sino a unirla al parabrezza, senza alterare la bellezza dello stile, anzi esaltandolo. Questo hardtop compie la mutazione dello yacht, che da open diventa coupé, proteggendo il cockpit e al tempo stesso scoprendo un nuovo living a prua. Solo Riva poteva superare Riva. Il sistema è stato progettato e sviluppato dalla direzione engineering del gruppo Ferretti, in collaborazione con alcuni partner tecnici. Il movimento è effettuato da un meccanismo a pantografo che guida una doppia coppia di bracci. Il sistema, azionabile a imbarcazione ferma, è gestito da una centralina elettronica con sensori che garantiscono il corretto spostamento, mentre per ragioni di sicurezza un anemometro controlla la forza del vento prima di dare il consenso all'operazione.
Nella posizione open i bracci sono nascosti in recessi dove sono bloccati per evitare vibrazioni. Flap meno 8, motori 1000 giri, stiamo per entrare in planata. 16 nodi, lo scafo è in assetto di navigazione. Su questo esemplare è installata una coppia di motori MTU, il modello 16V2000M94. Sono motori da 2638 cavalli, in totale 5276 cavalli. La potenza è tanta, è tantissima, ma si controlla in maniera molto fluida e precisa. A parte un leggero salto, un balzo di potenza intorno ai 1500 giri, l'erogazione è veramente lineare. Pensate che ciascuno dei cilindri di questo motore ha una cilindrata di 2230 centimetri cubici, quindi è paragonabile al motore di una potente auto. Ma di cilindri ce ne sono 16 per motore e in totale 32. La cilindrata complessiva è di 71400 centimetri cubici. Motori 1600 giri, velocità 24 nodi, consumo di carburante circa 440 litri, il che significa che per ogni miglio sono necessari 18 litri, ma vi ricordo che stiamo spostando 70 tonnellate. Sono salito a 29 nodi, i motori sono adesso a 1800 giri minuto. È incredibile! È fermissima, è così stabile che sembra di essere su una nave. Beh, forse ho esagerato, ma senza la sovrastruttura il baricentro è molto basso e la stabilità, vi assicuro che è incredibile, qualcosa che non avevo ancora provato su un'imbarcazione di questa tipologia. Ora però anche il consumo è salito. Siamo a 290 litri per motore a 29 nodi, quindi il conto è presto fatto. 10 litri per miglio per ciascun motore, totale 20 litri per miglio. C'è una barca che considero un punto di riferimento molto importante ed è il Pershing 82, ma si sa, i Pershing sono fatti per emozionare con le loro prestazioni oltre che per il look. Riva ha più classe, ma le prestazioni? Beh, le vediamo, la proviamo fino in fondo. Ho dato ancora un po' di gas e siamo già arrivati oltre i 30 nodi, per l'esattezza 32,5. Il consumo per miglio è rimasto invariato, sempre 20 litri per miglio. Sono arrivato all'85% del carico massimo dei motori. Eccolo qua. Qui mi devo fermare per capire qual è la massima andatura di crociera dell'imbarcazione. 35 nodi. Ho detto che mi devo fermare, ma perché fermarsi? Proviamola a tutta manetta! Leviamo i flap. Si sente l'accelerazione come se fosse un motoscafo da corsa. È incredibile, ve lo assicuro. E la velocità? 41 nodi e mezzo, ben più di quello che indica il cantiere prudentemente. Chissà cosa stanno pensando in casa Pershing. 41 nodi e mezzo con 5276 cavalli, 70.000 kg, un rapporto peso-potenza di 13,2 kg a cavallo. Ma come è possibile? E oltretutto con un V-Drive in linea d'asse, non con una propulsione di superficie. Nella versione meno potente, l'88 Florida, o Florida, la discussione sull'accento è apertissima. Dicevo, l'88 Florida impiega una coppia di MTU 16V2000M93 della potenza di 2435 cavalli ciascuno, con i quali raggiunge i 38 nodi e mezzo di velocità massima ed ha un'andatura di crociera massima di 34 nodi.
quando ci si trova su un open è difficile aver voglia di scendere sotto coperta, perché qui c'è il sole, il panorama, mentre sotto... Inimmaginabile, vero? È grande, è veloce, è certamente solidissima, eppure hanno trovato il modo di rendere il ponte inferiore aperto, luminoso, panoramico. Insomma, si prova il piacere di ammirare il mare e contemporaneamente godere del lusso inimitabile degli interni riva. L'acciaio è modellato con forme che esprimono con grande classe il richiamo ad oggetti nautici. Questa, ad esempio, sembra la biscaglina di una nave. Il senso di assoluta qualità e di ricchezza è trasmesso anche da questa essenza, l'olmo, con una speciale verniciatura mano-pesca, cioè che al tatto sembra vellutato come una pesca. Il layout è inconsueto, con la cucina defilata ma al tempo stesso aperta sul salone e separata dallo stesso con un gradevole top per i drink. A giudicare dalle dimensioni dei diversi vani, gli ospiti contano più del cuoco. Però, che frigorifero! Sono i tratti lineari che conferiscono all'arredamento un'eleganza pura e senza tempo, mentre i fasci di luce LED nei cielini ricordano l'attualità del progetto. A prua la VIP, poi una matrimoniale e un'altra con letti gemelli. L'armatoriale è al centro dello scafo e la lascio giudicare ai vostri occhi, limitandomi a indicare il lusso, la spaziosità, la bellezza del bagno, l'utilità della grande cabina armadio e soprattutto la panoramicità. Come ha detto in una conferenza stampa l'amministratore delegato del gruppo Ferretti, l'avvocato Alberto Galassi, provate a immaginare le soluzioni e i materiali più costosi per realizzare una barca. Ecco, i progettisti Riva sono formidabili anche in questo. Però dobbiamo dar loro atto di aver realizzato qualcosa che nessuno aveva mai osato fare.